Lotta Fabio Fognini, ma non basta contro Andrei Rubliov, con Fabio Fognini che esce ancora una volta al terzo turno di Wimbledon per la sesta volta su sei se terzi turni, non riesce a raggiungere gli ottavi di finale ai Championships il Ligure, che anche oggi comunque le sue possibilità le ha avute, non credo potesse fare tanto di più, non credo abbia grandissimi rimpianti, ha lottato, ha giocato contro un avversario oggettivamente nei momenti decisivi superiore, che ha giocato evidentemente meglio, quando la palla pesava di più. E Fognini, cioè, per me ha dato tutto. È anche ben disposto oggi in campo, però semplicemente non si poteva fare niente di più, perché insomma non è neanche semplice, soprattutto per questo Fognini, che comunque rispetto al Fognini di 2 o 3 anni fa non è lo stesso Fognini dal punto di vista fisico, e più si allunga la partita comunque, più a livello anche fisico e mentale le energie spese sono superiori. Abbiamo visto proprio come quante energie comunque abbia speso nei primi 3 set e poi sia rimasto un po' secco anche dal punto di vista mentale dopo la palla del controbreak del 2 pari del quarto set. E poi la partita è girata definitivamente dalla parte del russo, che comunque nelle sue occasioni da offerte non mi è sembrato un Rublev particolarmente incontenibile, tutt'altro, mi è sembrato un Rublev perforabile da tanti punti di vista, un Rublev che ha concesso veramente tante occasioni al servizio, poi tante volte si è ritirato anche su con il servizio e ha gestito i momenti decisivi in maniera spesso impeccabile con il servizio. Però veramente è un Rubio che se gli scombini un po' le carte, se lo fai giocare su territori comunque a lui un po' poco noti, per esempio nei pressi della rete, per esempio giocare a volte anche di sensibilità e non lo fai entrare nella gara di ritmo, nella gara di spinta, negli scambi in cui comanda lui, è un Rublev perforabile. Io penso che poi alla fine il prossimo turno tra Schwarzman e Fuchsowicz lo passerà Rublev, però poi si fermerà contro Djokovic inevitabilmente. Non vedo come possa insidiare anche soltanto un po' Djokovic. Nonostante che sull'erba non stia giocando malissimo, ma per il rendimento comunque che a servizio sta palesando Djokovic, per quello che sta dimostrando in questi giorni, per la solidità che il serbo ha messo in campo e per le fragilità che invece Rublev sta dimostrando, non credo che per il russo la strada possa andare oltre i quarti di finale qui a Wimbledon. Peccato perché, insomma, Fognini comunque oggi ci aveva rifatto vedere a tratti un bel tennis, anche per un tempo abbastanza prolungato, però, insomma, io penso che il tempo comunque anche per Fognini stia un po' passando, stia un po' dicendo a Fognini che dice, le occasioni le ha avute in carriera e non avendole sfruttate adesso si fa sempre più difficile anno dopo anno cercare di tra virgolette rimediare a quelli che invece sono stati gli errori commessi in passato. Agli ottavi a Wimbledon ha avuto tantissime chance per arrivarci, compreso un terzo turno con Tennis Sangren, compreso un terzo turno contro Jiří Veselý. Io non so
che occasioni più ghiotte possa avere un giocatore in uno slam. Sicuramente quest'anno non era un'occasione ghiotta avere Rublev. Ha avuto avversari più comodi. Poi paradossalmente gioca meglio una partita del genere che contro Sandgren e contro Vesely. Però chiaramente anche se giochi bene queste partite è molto difficile portarle a casa. Rispetto, diciamo, alla partita di ATP Cup, seppure si sia giocato in un altro ambiente, in altre circostanze, in altre condizioni di gioco, abbiamo visto un Fognini senza dubbio cresciuto dal punto di vista fisico e dei colpi, perché quella volta proprio Fognini fu preso a pallate. Oggi pensavo che potesse proprio soffrire da questo punto di vista Fognini, che potesse essere spazzato via proprio dalla potenza, dal ritmo di Rublev. Tante volte è riuscito a salvarsi bene, a comandare anche degli scambi, a metterlo in un terreno favorevole. Diciamo che rispetto a quella partita lì c'è stato un grande passo avanti, quello sicuramente, anche perché aveva racimolato tre game in quell'occasione, di conseguenza, insomma, era doveroso anche un passo avanti per Fognini da quella partita. Oggi ha strappato un set, ma io non lo so, forse al limite ne poteva strappare un altro, forse il primo se giravano bene magari quelle palle break, quelle occasioni che ha avuto, però insomma con il senno di poi è anche difficile andare ad indagare su quali sarebbero potute essere le possibilità di Fognini. Io penso che appunto più di tanto non potesse fare oggi Fabio. Hanno fatto quello che dovevano fare invece Berrettini e Sonego ieri, che hanno vinto due partite diverse fra di loro, ma entrambi per motivi diversi convincenti. Berrettini perché ha controllato bene la partita, mi è piaciuto. Mi è piaciuto non tanto perché ha giocato bene, perché non ha giocato una grandissima partita Berrettini, non ha giocato una partita di grande qualità, ma questo è da mettere in conto. Se uno deve giocare 4, 5, mettiamo 6, 7 partite in uno slam, è difficile che giochi in tutte queste partite al top della condizione. Il fatto è che comunque Berrettini il meglio per me lo dovrà offrire, se ci arriverà, io penso di sì, per il tabellone anche che ha, dai quarti di finale in poi, ossia dalla partita contro probabilmente Sasha Zverev in poi. Da quella partita in poi Berrettini dovrà tirar fuori il meglio del suo tennis per arrivare a certi risultati. Per il tabellone che ha fino ai quarti basta anche un Berrettini al 70-80%. Ieri ha giocato contro un avversario estremamente ostico, perché ve lo ricorderete, i più attenti, Van de Zandschulp all'inizio dell'anno giocò ottimamente le qualificazioni agli Australian Open, dove si mise forse per la prima volta in mostra, quando vinse peraltro con Musetti. Ma quest'anno poi ha ottenuto ottimi risultati a Roland Garros, ha portato al quinto set Davidovich Fokina. Prima aveva battuto Urkash da due set di svantaggio, ed è un giocatore che rimane sempre attaccato alla partita. Anche ieri nel terzo set ci si poteva aspettare una flessione e invece è rimasto lì attaccato alla partita e per un soffio, grazie a due grandi prime e a un grandissimo rendimento al servizio da parte di Berrettini, la partita non è andata al quarto set, con Van de Zandschulp che aveva giocato veramente un grande terzo set, forse ancora migliore dei primi due. E poi l'olandese, uno che appunto rimane attaccato alla partita e che ha dei colpi interessanti anche. Berrettini l'ha tenuta a bada, ha servito bene nei momenti decisivi e proprio quando serviva
ha tirato fuori il meglio dalla sua artiglieria pesante. E questa è la caratteristica dei grandi giocatori, che dosano le energie e che fanno quel pelino in più rispetto all'avversario per girare dalla propria parte la partita. E questo è successo oggi, è successo ieri per Berrettini. Quindi da questo punto di vista molto convincente, dal punto di vista mentale, perché ormai è un giocatore che si sta abituando anche ad affrontare queste partite da favorito, con questo status, i primi turni slam in una certa maniera, gestendoli da giocatore navigato. Quindi, insomma, è una vittoria convincente da questo punto di vista. Una vittoria convincente per Sonego, che anche ieri, tanto a Sonego piace complicarsi la vita, mai vincere una partita in tre set facili, ma è meglio sempre andare al quarto, andare al quinto, sentire un po' di battaglia, perché se no Sonego non riesce ad entrare dentro la partita, se non sente il sudore, non sente la lotta, non sente la sofferenza. E quindi ha deciso di regalare il primo set al suo avversario, poi di entrare in campo e dominare soprattutto il quarto e il secondo set. Il terzo è stato più equilibrato. Che dire, insomma, Sonego rispetto a questi avversari è superiore, superiore anche a James Duckworth. Io penso che possa andare agli ottavi di finale e che agli ottavi di finale poi contro uno fra Norri e Federer possa dire la sua. Più facile contro Norri, perché comunque se passi con Federer, non tanto per il valore di Federer, però sarebbero più, diciamo, i fattori esterni, cioè l'andare sul campo centrale, prima partita di un certo tipo contro Federer, appunto, con tutti gli occhi del mondo te nel tempio del tennis, sarebbe difficile da gestire, soprattutto dal punto di vista emotivo. Passasse contro Norri sarebbe una partita invece un po' più, diciamo, sotto traccia, senza le luci dei riflettori, e quindi chissà, io non lo vedo impossibile il quarto di finale per Sonego, vediamo. Ma appunto io penso che siano partite abbordabili, o comunque alla portata. Non abbordabile, alla portata di Lorenzo Sonego. Con Duckworth è abbordabile. L'ottavo di finale sarebbe comunque alla sua portata. Sarebbe bello arrivare ai quarti di finale a Wimbledon per Lorenzo Sonego, veramente. Sarebbe bello già intanto arrivare nuovamente ad una seconda settimana di uno slam, dopo che l'aveva raggiunta l'anno scorso per la prima volta a Roland Garros. Sull'erba di Wimbledon avrebbe veramente un grande valore, avrebbe sicuramente un grandissimo valore. L'importante è che è un limite di Sonego, perché sì, è un pregio vincere le partite in battaglia e stare a proprio agio nella sofferenza, ma è anche un po' un limite, perché poi quando giochi a livello slam, se cominci a vincere tutte le partite in battaglia, a spendere tantissime energie, chiaramente poi andando avanti con il torneo, per quanto Sonego sia preparatissimo dal punto di vista fisico, comunque le paghi queste battaglie. Comunque, appunto, il terzo turno con Duckworth penso sia da vincere. Deve sfruttare questa occasione Lorenzo Sonego. Come per Berrettini è da vincere il terzo turno contro Bedene, che si sta giocando bene, però Bedene, insomma, è un avversario ancora una volta alla portata. Poi non c'è neanche più Nishikori, che è stato pure eliminato, non c'è Ruud, non c'è Isner, insomma, veramente fino ai quarti di finale Matteo Berrettini ha una strada invidiabile, invidiabile. Mi è piaciuto anche Gianluca Magher, che ha perso contro Nick Kyrgios, però con qualche rimpianto. Nel primo set era avanti 5-2 nel tiebreak con un mini break, e sul 5-2 ha sbagliato una volée che lo poteva portare sul 6-2 e poi probabilmente a vincere il primo set. E se vinci il primo set metti comunque qualche dubbio nella mente di Kyrgios, che poi invece ha continuato a servire come una macchina, non concedendo pressoché niente in risposta a Magher,
che ha giocato appunto anche una buonissima partita. Ha fatto una buona figura ed è già a un buon livello sull'erba, perché comunque al servizio si comporta bene e riesce ad ottenere diversi punti diretti. Penso che davvero ci debba lavorare, perché sull'erba si può togliere delle belle soddisfazioni, Gianluca Magher. E in queste partite sa tirare fuori dei colpi veramente eccezionali, come la partita anche con Sinner a Parigi, dove poteva ottenere anche di più di quello che ha raccolto, come del resto ieri appunto. Ha seminato e poteva raccogliere anche qualche cosina in più. Il tennis ce l'ha, Magher, per giocare a questi livelli e contro questo tipo di giocatori. E infine Camila Giorgi, che un po' l'ha buttata ieri la partita contro Carolina Mukova. Io mi aspettavo potesse vincere Giorgi, peccato, però al terzo set è partita troppo male poi per recuperare. Era uno svantaggio troppo ampio, poi si è svegliata tardi. Peccato perché sia nel primo set sia nel terzo set ha avuto dei passaggi a vuoto che gli sono costati due set. Peccato perché la sensazione era veramente che Giorgi avesse qualcosa in più della sua avversaria, che però non sia riuscita a gestire bene. Questi due set che potevano girare dalla sua parte, che invece con questi passaggi a vuoto purtroppo sono scivolati via. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Una valanga di mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E cari ragazzi, dopo parliamo del Tour de France, perché sta succedendo il finimondo al Tour, con in fuga Mathieu Van Der Poel, in fuga Van Aert, in fuga Vincenzo Nibali, insomma, veramente si stanno rompendo gli schemi e il ciclismo è sempre più spettacolare in un Tour de France, sempre più scoppiettante. E a questo punto, arrivederci, ragazzi, al prossimo video.